Ciao. Salve, Au. Hai saputo? È terribile. Sumac è stato ucciso dal suo stesso servo. Non se lo meritava. Come conosci Sumac? Tutti conoscevano Sumac. Era mio mentore e socio. È stato lui a permettermi di entrare in affari. È impossibile commerciare nella città alta senza agganci. Sumac ha fatto questo e molto altro per me. Scoprirò che è successo. Grazie, Au. Scusa, Au, ma non puoi entrare. La folla è infuriata. Se ci spostiamo, farà irruzione. Forse posso trovare un modo per distrarla. Sarebbe fantastico, Au. Non ti hanno informato della morte di Sumac? Certo, Au. Era un grande uomo. Lo era. Ora suona la marcia funebre per accompagnarlo nell'aldilà. Sì, Au. Comincio. C'è qualcosa là. Una nota bruciata, ma si legge ancora qualcosa. Ical considera pure concluso il nostro rapporto d'affari. Firmato Sumac. Si sono calmati. Entra. Com'è successo? Quando siamo arrivati, Shoko, la padrona di casa, stava invendo contro il suo servo Taruka, ricoperto di sangue. Sumac giaceva morto tra loro. Shoko ha visto l'omicidio? No, è tornata dal mercato e ha trovato il servo accanto al corpo del marito. Taruka ha confessato? No, si dichiara innocente. Ma ora ci sei tu, Au. Pochi riescono a mentire al cospetto degli dèi. Quando avrà confessato, parla con Pakal, l'investigatore. È accanto al corpo. Salve, Au. Cos'hai scoperto, Pakal? Sumac è stato trafitto più volte al collo, con qualcosa di appuntito e molto affilato. Come una freccia o un coltello? Qualunque cosa sia, non è più qui. Abbiamo esaminato tutta la stanza. Quindi l'assassino ha occultato l'arma. Posso dare un'occhiata al corpo? Fa pure, che gli dèi ti portino verso la verità che mi sfugge. Per una pugnalata non c'è molto sangue. Salve, Shoko? Sì, Au? Lo so che è difficile, ma devo sapere cos'è successo. Ero al mercato con... Oh, povero Sumac. Prenditi il tuo tempo. Parti dall'inizio. Al mercato, hai detto? Sì, con Akna. Volevo preparare il pokchuk. Era il piatto preferito di mio marito. Akna? Una delle mie serve. Cosa hai visto tornata a casa? Ho trovato Taruka in cucina, accanto al corpo di Sumac. Le sue mani grondavano sangue. Ho gridato e sono arrivate le guardie. Aveva un'arma con sé? No,
Hai sentito un forte colpo al tuo arrivo? Certo che no. E Akna invece? Che c'entra lei? È stata sempre con me, mi ha accompagnata al mercato. Dov'è ora? È nella sua stanza. È rimasta traumatizzata. Ci andrò a parlare. Ma... sì, certo, come desideri, Au. Era solo questione di tempo. Lo sapevo. Au, salve. È vero, hanno assassinato Sumac. Sì, sto cercando Akna. Voglio farle qualche domanda. La serva? Io non perderei tempo con lei. Non sa un bel niente. Non si accorge neanche di cosa accade ogni giorno davanti ai suoi stessi occhi. Che intendi? Mi scuso, Au. Non sta a me parlarne. Se sai qualcosa, dimmelo. Diciamo solo che il matrimonio tra Shoko e Sumac non era certo dei più passionali. Shoko da sempre stravede per Ikal. Ikal? Il socio d'affari di Sumac. E così sono amici? Credo che siano molto più che amici. Grazie per l'informazione. Il piacere è mio, Au. Qui il terreno è stato smosso di recente. Forse è il coltello usato per l'omicidio. Rimettilo a posto. La padrona ha detto che se qualcuno lo vede finirà nei guai. Perché mai l'avrebbe detto? Ti prego, Au, non farmelo dire. Non voglio che accada nulla alla padrona. Devi raccontarmi tutto. La padrona non è venuta con me al mercato. Quando sono tornata in camera mia, la porta era rotta e c'era sangue dappertutto. Avvertite le guardie. La padrona mi ha dato il coltello da nascondere. Mi dispiace tanto. Grazie per l'onestà, Akna. Ti prego. Perdonami, Au. Ti prego. Shoko sarà consegnata alla giustizia. Pakal, Taruka è innocente. Sumac è stato ucciso da sua moglie Shoko e dal suo socio in affari, Ikal. Ho trovato il coltello che hanno usato e una nota di Sumac in cui si parla dell'interruzione dei rapporti d'affari con Ikal. Una rovina per quest'ultimo. Avrebbero perso tutto entrambi. Arrestala! No! Trova Ikal! Shoko non era al mercato. Lei e Ikal erano insieme, come capitava spesso, quando Sumac li ha scoperti. Nella concitazione, Sumac è stato ucciso con diverse pugnalate al collo. No! No! Sumac è morto nel corridoio. Ikal ha trascinato il cadavere fin dove Taruka potesse trovarlo. Stai mentendo! Poi Shoko ha sbattuto la porta interna per attirare l'attenzione di Taruka. Lei e Ikal sono usciti dagli alloggi della servitù. Shoko ha dato il coltello ad Akna ordinandole di nasconderlo. Poi è andata da Taruka e l'ha accusato dell'omicidio. Volevano appropriarsi della ricchezza, del potere e dell'influenza di Sumac e stare finalmente insieme. Oh, è stato Ikal! Silenzio! Ci occuperemo di entrambi. Au, per favore, vai a liberare Taruka. Grazie per il tuo aiuto. Accetta questo in segno di gratitudine. Taruka, sei libero di andare.
Grazie, Au. A volte la giustizia funziona. A volte. Avrei dovuto fare qualcosa. Ora hanno preso un Uratu. E gli altri ribelli li useranno come monito.